Le discussioni che hanno avuto luogo alla COP26 hanno riguardato in gran parte la sfida della crisi climatica e i suoi effetti sui mercati emergenti e di frontiera, che complessivamente concorrono al 60% del PIL mondiale e ospitano l'85% della popolazione del pianeta. Oltre al profilo demografico dei mercati emergenti e la loro rapida costante trasformazione, che si è tradotta in traiettorie di crescita, c'è anche un fattore di sviluppo. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha annunciato che l'orizzonte temporale in cui l'India raggiungerà le emissioni zero è il 2070, ma che per farlo occorreranno finanziamenti da un trilione di dollari per supportare nella transizione l'economia in via di sviluppo. Per questi motivi, il contributo alla transizione a livello di investimenti si troverà principalmente nei mercati emergenti e di frontiera, anche perché l'innovazione giocherà un ruolo chiave in queste economie, al punto che arriveranno a scavalcare i paesi sviluppati nell'applicazione delle nuove tecnologie. Penso ad esempio alle rinnovabili in Africa, dove l'obiettivo non è migliorare le infrastrutture presenti, ma garantire l'accesso all'energia pulita, che oggi non sussiste. Si tratta di un'opportunità interessante per chi vuole investire nelle azioni per il clima. I cosiddetti investitori a impatto potranno anche contribuire all'inclusione finanziaria, che comporta l'accesso a prodotti e servizi finanziari formali in supporto dell'imprenditoria, dell'occupazione, dell'emancipazione femminile. Oltre a queste conseguenze di natura sociale, Penso che l'inclusione finanziaria possa anche avere degli effetti positivi sulla lotta contro il cambiamento climatico, ad esempio nella vendita e distribuzione di assicurazioni sul clima, prestiti per l'energia rinnovabile o finanziamenti per abitazioni energeticamente efficienti. Ma non ci sono solo i mercati emergenti, infatti anche quelli sviluppati presentano delle opportunità. Il fondo Impact Align di Blue Bay Oltre a investire nelle rinnovabili e nei mercati emergenti, si concentra sui leader del clima dei paesi sviluppati, ovvero coloro che investono massicciamente in ricerca e sviluppo per il progresso tecnologico necessario all'azzeramento delle emissioni. Mi riferisco per esempio allo sfruttamento dell'idrogeno e delle batterie. Gli investimenti per il clima fanno parte di quelli ESG, il cui obiettivo è generare dei benefici a livello sociale e ovviamente profitti. Negli ultimi anni, i gestori patrimoniali istituzionali hanno visto aumentare la nicchia di investitori interessati a trovare modi più etici per aumentare la propria ricchezza. Storicamente, l'azionario è sempre stata l'asset class più gettonata, visti i numerosi ETF a tema basse emissioni o cambiamento climatico. Gli investitori possono inoltre investire direttamente in società che producono vernici fotovoltaiche o turbine eoliche, anche se penso che in questo settore soffieranno venti contrari in termini di materie prime nel prossimo futuro, quindi saranno i fondi tematici a performare meglio. Negli ultimi anni, inoltre, l'obbligazionario ha offerto grandi opportunità nell'esposizione al cambiamento climatico. Stiamo parlando di un mercato più grande dell'azionario, che offre investimenti che l'azionario non consente, ad esempio le gamme diversificate di bond del clima che finanziano direttamente i progetti sulle rinnovabili, o ancora i cosiddetti label bonds che interessano specificamente i progetti sul cambiamento climatico e gli obiettivi di decarbonizzazione. Sì, credo che alla fine sarà così, anche se per ora la priorità dei governi è garantire la sicurezza energetica, visto che alcuni paesi si appoggiano fortemente al gas russo a livello industriale e infrastrutturale. Molto probabilmente vedremo alcune nazioni trovare nuovi modi di alimentare i propri gasdotti. Penso ad esempio alla Germania e al suo progetto di costruire il primo terminale di gas naturale liquefatto, cui immagino ne seguiranno presto altri. Al tempo stesso è anche cresciuta la probabilità di riaprire le centrali a carbone, visto il costo raggiunto dal gas. Si tratterebbe comunque di una soluzione intermedia. Infatti mi aspetto che la guerra in Ucraina aumenti significativamente le possibilità che l'Unione Europea faccia passi avanti nell'impiego delle rinnovabili e nel raggiungimento degli obiettivi del 2030. Abbiamo già visto la proposta fatta al Parlamento Europeo per aumentare le ambizioni delle rinnovabili dell'Unione dal 40 al 45% per il 2030 e l'approvazione della nuova soglia del 35% dell'efficienza energetica sempre per lo stesso anno. Ci sono stati che vorrebbero salire ancora più in alto, ma difficilmente otterranno un consenso formale. Indipendentemente dalla guerra, la spinta europea verso le rinnovabili ormai non può più essere frenata. I paesi sono disposti a pagare premi per le rinnovabili per assicurarsi di non dipendere dalla Russia e gli stati membri stanno già rivedendo i propri obiettivi individuali, a partire dal Portogallo, che ha innalzato la percentuale di rinnovabili sulla produzione elettrica dal 20% all'80% entro il 2026, quindi quattro anni prima del termine. Detto questo, occorre che i decisori politici rimuovano gli ostacoli che impediscono il dispiego dell'energia alternativa. Ad esempio, allentando le restrizioni vigenti, accelerando le turbine eoliche, migliorando e adattando le reti affinché si possano connettere alle rinnovabili.